vado a leggervi una, la parte di una riflessione che in questi giorni sto sviluppando per motivi, come dire, di vita quotidiana, e la voglio condividere con voi, e così che ne possiamo parlare. Vi ricordo i numeri di telefono per gli interventi via SMS, che sono appunto 334-710-2672, mentre invece gli interventi a carattere telefonico possono essere effettuati tramite lo 049 700 700 o lo 049 700 838, che però non prenderemo subito perché stiamo a legge. Allora, abbiamo il famigerato sottofondino. Guarda, l'avevo messo ma non partiva. Non partiva il sottofondino. Ci riprovo. Sì, riproviamoci. Io intanto parto. Allora, partiamo con queste domandine. Per quali ragioni, fra le storie di noi istruttori, e parlo di istruttori che interessano di crescita personale, arti marziali, arti orientali, insomma qualsiasi cosa che abbia a che vedere con lo sviluppo e il miglioramento dell'essere umano, per quali ragioni fra le storie di noi istruttori si possono riscontrare relazioni così travagliate e dolorose fra maestro ed allievo? Cosa avevamo bisogno di imparare? Che caratteristiche avevano le persone che si sono poste nei nostri confronti con il ruolo di maestro o di insegnante? Sapevano entrare ed uscire con chiarezza dal loro ruolo? O il confine era talmente sbiadito da non consentirci di capire esattamente quando era il momento di relazionarsi col maestro o l'insegnante e quando ci trovavamo invece di fronte all'uomo o dall'amico? Cosa traevano questi siffatti maestri da questo labile confine? E cosa invece ne traevamo noi? Quanta confusione ha prodotto dentro di noi questa promiscuità di ruoli? Quanti sensi di colpa o di debito? Quanto ci siamo sentiti feriti e quanto ci siamo arrabbiati con noi stessi quando ci siamo accorti che dietro alla promiscuità e la confusione tra i ruoli di maestro, uomo, guerriero ed amico c'era in realtà una persona irrisolta, risultante molto meno che un maestro, molto meno che un uomo, molto meno che un guerriero, ma cosa più dolorosa di tutte, molto meno che un amico. Abbiamo capito fino in fondo la lezione? Abbiamo realmente compreso con quali linguaggi possiamo scandire chiaramente agli occhi dei nostri allievi il momento in cui entriamo dentro ad un determinato ruolo, segnalando senza equivoci quale sia l'atteggiamento corretto che devono assumere nel contesto, nei nostri confronti? Se la risposta è no, che cosa ricaviamo da questa promiscuità? Perché ce la concediamo? Cosa perpetriamo con essa? E queste sono domande alle quali ognuno di noi può provare, e ognuno di noi che abbia una minima esperienza di insegnamento può tentare di dare, anche i genitori, questa è validissima anche per i genitori, perché a volte anche il ruolo di genitore è promiscuo, si trova ad avere a che fare con questa promiscuità, soprattutto nella famiglia moderna. Molti operatori della crescita personale, della riscoperta di sé, delle arti orientali, le marziali soprattutto, hanno una storia di formazione molto travagliata e dolorosa. I maestri sbroccano, le federazioni come le associazioni ed infine le persone stringono accordi, immaginano grandi evoluzioni, grandi crescite, ma poi litigano, tutto si sfalda, ognuno ritorna a pensare per sé, svilito dalla frustrazione delle collaborazioni, si permette di interpretare alla parasucche tonesa, e qua chi non è veneto può tradurre con un dai che va bene stesso o dai che va bene lo stesso, arti che hanno una tradizione millenaria. Gli allievi si ritrovano con tutte le problematiche che ci sono nei bambini cresciuti dentro famiglie conflittuali. In una società dove gli scismi sono all'ordine del giorno, dove il legante che mantiene sana una relazione è annacquato dal pluralismo delle nevrosi, diventa difficile per l'individuo riconoscere la propria condizione di insicuro. Nel migliore dei casi, l'insicurezza conduce l'individuo ad una contorta ricerca di stabilità,
che viene prontamente frustrata fino al momento in cui l'individuo stesso decide di trasformarsi nella base stabile che non ha trovato da nessuna parte nel mondo. L'individuo si sforza di diventare un punto di riferimento per se stesso e per gli altri, una nobile intenzione che poggia le sue gambe su un terreno instabile. La formazione non è completa. Quanto può reggere una base ancorata su un terreno insicuro? Chi, fra gli uomini insicuri che si cimentano nell'insegnamento, si è mai chiesto se c'è un legame fra la loro insicurezza di fondo e l'atteggiamento confidenziale che mantengono con gli allievi durante le loro lezioni? Chi fra gli insegnanti insicuri si è mai chiesto se la loro necessità di avere un rapporto informale con i propri allievi non sia un bisogno dettato dall'insicurezza, dalla mancanza di strumenti per fornire un linguaggio sufficientemente complesso da permettere agli studenti non solo di fare dei progressi in direzione dell'insegnante, ma anche di progredire senza perdere la loro direzione? Chi fra gli insegnanti insicuri si è mai chiesto se quella confidenza non sia il loro modo di esorcizzare l'insicurezza e di mettersi al sicuro? Chi ha il coraggio di addentrarsi in questa insicurezza, di starci dentro e di cercare di cambiare i propri schemi per guarirla, facendo in primis un outing, di dichiararsi costi quel che costi come insegnante insicuro? Può diventare molto difficile farlo e riconoscere fino in fondo la propria sofferenza interna quando ci si pone come guida per gli altri. Ve lo rileggo. Può diventare molto difficile farlo e riconoscere fino in fondo la propria sofferenza interna quando ci si pone come guida per gli altri in un mondo così competitivo, dove l'immagine, la crosta, fa da biglietto da visita. È cedendo a questo condizionamento che si perpetuano i danni, perché arriva un momento, quando decidi di diventare il punto di riferimento per definizione, in cui l'occasione di autoguarirti giunge. Giunge sotto forma di relazione, ma per coglierla, fino in fondo, devi saperti staccare dal ruolo di guida per gli altri e di riconoscere che lo hai costruito per scappare dalla sofferenza celata dentro l'insicurezza. Secondo te, Chiara, fino a qua, prima che vada avanti, c'è qualcos'altro che bisogna approfondire? Dunque, dammi i fogli allora. Non saprei adesso su due piedi. Sono stata poco attenta, Ah, caspiterina. Aspetta, ok, ecco. Sì. Non li muovo. No, voglio solo che non... Ecco, che dopo capisco dove sono arrivato. Va bene, non importa. Vado avanti, poi magari lo diciamo. Dicevo, è cedendo a questo condizionamento che si perpetuano i danni, perché arriva un momento, quando decidi di diventare il punto di riferimento per definizione, in cui l'occasione di autoguarirti giunge sotto forma di relazione, ma per coglierla fino in fondo devi saperti staccare dal ruolo di guida per gli altri e di riconoscere che lo hai costruito per scappare dalla sofferenza celata dentro l'insicurezza. Abbiamo bisogno di imparare a rinunciare ai nostri ruoli di fuga da noi stessi per poter svolgere proficuamente il nostro ruolo di sostegno per il prossimo, e paradossalmente i ruoli di sostegno al prossimo possono essere la fuga perfetta. Ok? Se indulgiamo sulle nostre code di paglia, se non ci sappiamo tuffare in quelle situazioni che mettono in discussione il modo in cui ci relazioniamo e di cui insegniamo ai nostri allievi, e nuotarci dentro costruendo schemi in grado di trasportarci da un ruolo all'altro chiaramente, consentendoci non solo di essere rispettati dai propri allievi, ma soprattutto di rispettarli, allora non ci accorgiamo che la nostra superficialità sta ordinando al cameriere molto dolore. E dopo che lo avremo mangiato, il ristorante chiederà il conto. Se riusciremo a pagare, ci rimarrà il compito di digerirlo. Ora, ci sono insegnanti che gestiscono talmente male la migrazione tra i diversi ruoli della loro vita, che si sono convinti che la vita non sia molto di più che una indigestione di dolore. E, signore e signori, questa è la catastrofe dei posteri. La responsabilità di un insegnante è enorme, perché enorme è il potere che in mano ha.
Questi insegnanti che abusano dei loro allievi adulandoli, oppure mortificandoli, o peggio ancora con un mix confuso delle due azioni, quando è tempo di mettersi in discussione dicono «non ho tempo», e quando si rivolgono ai loro allievi dicono frasi quali «sei una persona che ha delle qualità», «questo è un ambiente in cui puoi crescere», «qui non c'è competizione ma c'è aiuto reciproco», «bisogna essere trasparenti», ma parlano per gli allievi naturalmente, «non starò bene fino a quando non ti vedrò realizzato», ed ipocrisia delle ipocrisie, «non sono il maestro di nessuno». Che anche questa è una frase che ti mette al sicuro, da molte responsabilità, no? Ecco, io mi sono fermato qui, dalla lunga riflessione che tu sai quanto lunga era. Okay. Mi sono fermato qui e, come dire, perché gradirei approfondire soprattutto le domande e poi soprattutto le risposte alle domande. Quindi le domande le vorrei rileggere per i nostri radioascoltatori, che potranno a quel punto cominciare a mandare le loro opinioni al 334-710-2672 via SMS o allo 049-700-700-700-838 via telefonica. Allora le ripeto, per quali ragioni fra le storie di istruttori ma anche genitori, comunque ruoli di riferimento, si possono riscontrare relazioni così travagliate e dolorose fra maestro e allievo, cioè fra chi sta sopra e chi sta sotto, chiamiamolo così, in modo improprio? Cosa avevamo bisogno di imparare? Che caratteristiche avevano le persone che si sono poste nei nostri confronti con il ruolo di maestro o di insegnante? Sapevano entrare ed uscire con chiarezza dal loro ruolo, o il confine era talmente sbiadito da non consentirci di capire esattamente quando era il momento di relazionarsi col maestro o l'insegnante e quando ci trovavamo invece di fronte all'uomo o dall'amico? Questo non diventa un problema anche nel rapporto con i genitori e con i figli? Tra genitori e figli, sì. Cosa traevano questi siffatti maestri da questo labile confine? Cosa traggono i genitori da questo labile confine? E cosa invece ne traevamo noi? Cosa ne traggono i figli, per esempio? Si può trasportarlo il senso? Si può riadattarlo alla propria condizione? Quanta confusione ha prodotto dentro di noi questa promiscuità di ruoli? Quanti sensi di colpa o di debito? Quanto ci siamo sentiti feriti e quanto ci siamo arrabbiati con noi stessi quando ci siamo accorti che dietro alla promiscuità e la confusione tra i ruoli di maestro, uomo, guerriero, amico, c'era in realtà una persona irrisolta, risultante molto meno che un maestro, molto meno che un uomo, molto meno che un guerriero, ma cosa più dolorosa di tutte, molto meno che un amico, e quanti figli sono arrabbiati perché ad un certo punto non riconoscono più i propri genitori come col ruolo di genitori, li reputano incapaci di fare questo, di svolgere questo compito. Abbiamo capito fino in fondo la lezione? Abbiamo realmente compreso con quali linguaggi possiamo scandire chiaramente agli occhi dei nostri allievi il momento in cui entriamo dentro ad un determinato ruolo, segnalando senza equivoci quale sia l'atteggiamento corretto che devono assumere nel contesto, nei nostri confronti? Se la risposta è no, che cosa ricaviamo da questa promiscuità? Perché ce la concediamo? Cosa perpetriamo con essa? Ok? Bene. Allora, io la rileggo ancora, perché si vede che dobbiamo rileggere. Allora, dicevo, molti operatori della crescita personale, della riscoperta di sé, delle arti orientali, le marziali soprattutto, hanno una storia di formazione molto travagliata e dolorosa. I maestri sbroccano, le federazioni come le associazioni ed infine le persone stringono accordi, immaginano grandi evoluzioni, grandi crescite, ma poi litigano, tutto si sfalda, ognuno ritorna a pensare per sé e, svilito dalla frustrazione delle collaborazioni, si permette di interpretare alla para succhetonesa arti che hanno una tradizione millenaria. Gli allievi si ritrovano con tutte le problematiche che ci sono nei bambini cresciuti dentro famiglie conflittuali. In una società dove gli scismi sono all'ordine del giorno, dove il legante che mantiene sana una relazione è annacquato dal pluralismo delle nevrosi, diventa difficile per l'individuo riconoscere la propria condizione di insicuro. Pensa, magari è già diventato grande, è ancora più difficile. Nel migliore dei casi l'insicurezza conduce l'individuo ad una contorta ricerca di stabilità ed abbiamo una telefonata e io andrei a prenderla. Pronto?
Sì, ciao, sono Pagni. Ciao Pagni. Buongiorno. Sta attento, mico risolto il problema cercando dentro me stesso, invece che andare dagli altri. Sì. Perché ho trovato nella vita di persone che quando che ho visto che era a ricerca e mi ha fatto capire che era anche altri modi per superare l'ostacolo, e questi si può definire i maestri che il destino ti mette davanti. Ma qui invece fa una scuola e ha una struttura, dalla struttura religiosa a qualsiasi altra struttura, e ha un interesse che è diverso da quello della realizzazione personale. Ora, o la gente cerca all'interno di se stesso, oppure il problema è se perpetua in maniera indefinita. Non esiste nessuno che lo faccia per mestiere. Pagnin domanda, perché per forza di cose te reputi che, come dire, se che sei una struttura, che sei un interesse per forza diverso da crescita personale? Perché solo quello che ha raggiunto un certo livello e capisce chi che sei, che se devo percorrere a strada, mentre quando che uno dice che la strada può essere codificata è un falso. Ma il codice è, come dire, non è scritto. Sì, ma il codice del comportamento, no, altri che ne adopperemo tutti i giorni. Sì, e la civilizzazione che ti distrugge la coscienza. Dite che da essere te stesso, stai una coscienza, te che da guardare cosa che te che da fare, non che se leggi. Perché prima che via tua coscienza e se ti rispetti gli altri e te cerchi di realizzare quando che te hai un bisogno, te modifichi finché te trovi un equilibrio, il problema si risolve. Ma ora mi adesso ti faccio un esempio. Dimmi. Se ti, come dire, te sei in cassanero, per esempio. Non mi succede mai. Ma faccio un esempio, ti e un altro, lei è in cassanero, ok? E arriva a casa, e lei è in cassanero, e siccome che lei è in cassanero, è pesta le botte e il fiolo. Ok, o a mogliere. E o lei se stesso in quel momento lì, perché lei è in cassanero, ma il suo comportamento, come se lo codifica? Alla fine, siccome ha una coscienza, se si ga sfogà senza aver raggiunto il risultato, che è soltanto quello di un egoista che ha da sopravvivere, e quando ha un disagio lo sfoga sugli altri, questo non evolverà mai. Ma cosa, un codice? Sì, è un codice. E siccome che persone ha un codice di sopravvivenza, se e ha solo il codice di sopravvivenza e vegeta. Se invece vuoi evolvere, bisogna che oltre a che il codice ha, che permette di sopravvivere per un periodo che è definito dal destino, da quello che è, e fa un altro percorso. Un percorso che ha bisogno di una struttura? No, il percorso è solo, oltre a vegetare, per cui uno si accoppia, si riproduce, che va dritto ai fiori, se che è sufficiente questo, che basta che i fiori che facciano i nevodi e che il sistema che garantisce da mangiare fino il giorno dopo e col pane circense gli si compensai. Se invece questo non che basta, allora bisogna che ricerca. E non tutti si chiamati all'elezione, molti si chiamati ma pochi gli eletti. Vuol dire, cioè, nel romanzo evangelico, che non per tutti è l'evoluzione. Sì. Mi sono d'accordo con te su certe robe, Pagni, però sono d'accordo anche su un'altra roba, che mi e ti adesso per comunicare, mi e ti, siamo di operare un linguaggio, e un linguaggio ha una struttura, senza che la struttura e la comunicazione esiste. Oh, ma mi, quando che vedo uno che cerca, che dago quello che mi, tramite il linguaggio, la roba, però se mi vado via telepatica e te vado ad ascoltare quello che ti dicevo, non sarei neanche intervenuto. Siccome che sei anche di ascoltatori, e dico, ti puoi vedere che sei anche dei linguaggi diversi, ma mi trasmetto solo telepaticamente quando che vedo qualcuno che ha raggiunto un certo livello. E il linguaggio, questo qua, può sempre essere interpretato. Sì, certo, questo e sì. Le persone, ora che tra un fiore, tra un fiore, tra un fiore, all'inizio, quando che è piccolo, tra mamma e fiore, che è una trasmissione telepatica. Dopodiché, quando che entra il linguaggio, i condizionamenti e tutto il resto, questo si affievolisce. E l'altro dopo che si è già pa' fregata è associato. E anche su questo sono d'accordo. Ma forse noi altri non siamo buoni, come dire, di gestirlo il linguaggio. Certamente. Capivo, forse è proprio quel problema, il nostro rapporto col linguaggio, probabilmente è là il problema, è il nostro rapporto con la struttura, forse è quel problema, non la struttura in sé, ma il nostro rapporto con la struttura. Guarda che linguaggio, l'esempio, basta, non che ne sei altri linguaggi, cioè ti sei una persona se credibile tra quello che dice e quello che fa, questo è un linguaggio accettabile, basta che dopo uno ti dici, guarda che
è in equilibrio questa persona qua. Se invece fa quello che ti dico ti che va a casa, si sfoga con che altri o come che altro che se andare in banca con una pistola per risolvere i problemi, ti dico mi per esempio ho raggiunto un certo livello, basta che faccio i pignatei e non ho bisogno di andare in giro a fare monade come insomma, perché non ho imporre che altri, quando che ti agisci a livello sciamanico e dopo te vedi le conseguenze. E quello che ti è successo settimana, qualche giorno fa, che uno che ieri in campagna elettorale si è tirato fuori, certo che cosa che sia in montagna, che a volte rinuncia e salva la vita, perché quello che ho fatto porterà delle conseguenze a cui mi sarà in grado di misurarsi, e se questo qua è il destino che ha messo fuori vuol dire che ha sbagliato a pronunciarsi in maniera incoerente, però è meglio che si tenga fuori questa disputa, che sia la disputa tra sciamani, per cui mi siccome so della scuola di Gandalf, so come che va a finire. Dopodiché quelli che gada vegetare subirà le conseguenze, dice il mio è meglio del tuo, dopodiché che dice guarda che non te che hai più posto di lavoro come qui dell'Ilva, e quello che succederà e a un certo punto andrà in piazza e farà quello che ha da fare. Va buon poi. Te saluto. Ciao, grazie. Ciao. Okay. Ma tanti. Ci sono gli sms. Sì, ma prendo anche l'altra telefonata prima, poi li leggo. Pronto? Pronto? Sì, salve, sono Roberto, da telefono da Padova. Prego Roberto. Sarà un piacere ascoltare. Ascolta, cioè, considerazione mia, ognuno dai propri processi mentali. E in mezzo agli indigeni, quando sono andati un po', li hanno scoperti, sono andati a studiarli, tra parentesi, sono andati a rompergli le scatole. Nel loro linguaggio il termine bugia non esisteva. Mm-hmm. E lì non avevano i codici giustinianei, i codici napoleonici, non avevano la filosofia del diritto, l'idealismo di Hegel, strutturalismo di Sartre, la visione kantiana, però nella loro interpretazione giuridica non avevano necessità di reperire dei reati tipo furto, menzogna, cioè non esiste, cioè lì se vogliamo, da quello dai studi antropologici sono stati fatti, mi sembra che il massimo c'era sì qualche peccato, era peccato di avarizia. Cioè, evidentemente l'uomo, noi che abbiamo la mediazione nostra di coscienza che ha assorbito la nostra cultura. Mm-hmm. Io per esempio non sono assolutamente cattolico, non credo nella Chiesa, non credo in Dio, però ho assimilato quei concetti scolastici e quelli che mi sono, che ho trovato logici, li ho fatti miei, cioè tipo il termine deismo. Ecco, io mi sento deista, possibilista, non sono né. Ok, faccio fatica a seguirti, però, cioè faccio fatica a seguire il filo logico che lega quello che stai dicendo con quello che abbiamo detto in trasmissione, quello che abbiamo letto. Mi puoi aiutare, per favore? Cioè, cerco. E alla fine io mi sento deista, possibilista, accetto le idee e le interpretazioni delle persone e alle logiche, alla visione che ognuno ha della vita. Mm-hmm. E ogni qualcosa è interpretata in base al nostro codice interpretativo, perché se uno in un'isola da bambino gli spiegano che il cerchio è un quadrato, viceversa, poi interpreta tutto, cioè uscire. Tu esci dalla radio col cane a guinzaglio, è una cosa più normale che può succedere, anzi fai anche delle amicizie con un altro che ha un altro cane. Se lo fai in India ti ricoverano, o viceversa se esci dalla radio. Ok, dipende dal bagaglio culturale di ognuno, ok? Cioè, dipende dal linguaggio, dipende dai linguaggi che ognuno ha dentro. Cioè, molto probabilmente, ipotesi, adesso siamo sotto elezioni, se invece di criticare tutti i vari partiti, noi... No? Trasliamo tutto il paese nord europeo, dove c'è un grand'uso della bicicletta, un gran rispetto del territorio, e li portiamo qui a votare. Sì. Non c'è più bisogno
di una grossa fatica, di una grossa sinapsi interpretativa, perché loro voterebbero in un certo modo che magari noi e questo ci aiuta ad arrivare alla questione di linguaggio. Allora cos'è allora questo, come si lega con il rapporto, qui abbiamo citato il maestro e l'allievo, però potremmo anche, scusami, mi devi permettere, che io più leggicchio qualcosa più sono pieno di dubbi. Più mi sono trovato a interloquire con il professore di fisica nucleare che lavora senza neanche pensare ai soldi e mi dice: guarda, è da anni che stiamo studiando questo fenomeno e sembra. Poi magari hai il muratore che ti mette su due pietre, se batte su stomaco e ti dice: te dico mi esecusi. Cioè io sono terrorizzato da le verità rivelate, ma anche se scientifiche, perché scientifica è la scienza, ha un fattore valoriale fino a che non c'è. Ok, ma questo discorso che tu stai facendo è generico, è molto ampio, cioè noi qui stiamo parlando di un gap e di problemi di relazione che si instaurano appunto nei rapporti che hanno a che fare solitamente o con la trasmissione di una conoscenza oppure semplicemente che hanno a che fare col mondo dell'educazione, cioè ci sono delle situazioni nella vita reale che non sono ipotizzabili. Un figlio che si trova dentro a una famiglia, quella lì per lui non è un'ipotesi, è una realtà. Il rapporto che lui ha con i genitori è un rapporto che è costretto a vivere, non può astrarsi ed andare in un'altra dimensione, ad andare in Nord Europa. Lui deve vivere quel rapporto lì e, volente o nolente, che gli piaccia o non gli piaccia, in qualche modo quel rapporto si sviluppa bene o si sviluppa male. Quello che a me interessa oggi è parlare di questo concetto, di questo settore, diciamo, della nostra vita, perché sennò, se andiamo troppo, come dire, in largo, ci ritroviamo in mano con un pugno di niente, non ne ricaviamo niente. Allora, il punto è, che problema di linguaggio c'è tra genitori e figli, tra maestro e allievo in una società come la nostra? Perché, se ci guardiamo effettivamente attorno, se analizziamo i nostri percorsi, possiamo, come dire, contare nella maggioranza dei casi una sequela di rapporti che sono travagliati e che sono sofferenti. Per quale ragione? Questa è una ragione sociale, è una ragione che riguarda l'individuo, ma è una ragione che riguarda la società. E io vorrei che le persone riflettessero su questo. Molto probabilmente è una situazione indotta per comodo di quello che avevo, con un volo pindarico, cercato di far valere il mio punto di vista. La visione leopardiana del mondo: l'uomo danno, l'uomo disastro, l'uomo sfacelo. Cioè, noi costruiamo questo danno, perché molto probabilmente in una società felice non consuma. Se nelle scuole ci fosse una didattica che al bambino a scuola gli fanno studiare svevo, non due giorni e gli dicono: sai, ese pseudonimo de Smith ha studiato a Stoccarda. No, gli spiegano cos'era lo stream of consciousness, del flusso di coscienza, l'inconscio, questo seno cosini nella sua inettitudine, che alla fine del libro spiegargli bene con una disamina di quelle proprio corpose, valoriali, a livello proprio di analisi mentale, questo vive i condizionamenti della famiglia, tu riperpetui la tua famiglia. L'hai appena detto, secondo me si perpetuano i condizionamenti della famiglia, la risposta è lì. Ma allora lì la domanda è un'altra: a quel punto l'individuo, e adesso, come dire, andremo avanti, lasciamo spazio anche ad altri, la domanda è: come fa l'individuo a porre fine a questa perpetuazione del condizionamento? A spezzare il cerchio maledetto. Esatto, questa è la domanda. Ma la risposta è ovvia. E se la risposta è ovvia, cerca di darla in una frase, poi lasciamo spazio a qualcun altro. No, guarda, te la finisco, perché sennò abbiamo buttato via io ho fatto il pedante senza dare nessun apporto alla trasmissione. La spiegazione è molto semplice: se tu te ne stai andando in giro con una macchina un po' catorcio e hai preso coscienza che ha le gomme vecchie, dure, e che non hanno più grip nell'asfalto, se sai che hai quelle gomme lì, vai piano.
vai piano, quando fai le curve vai molto lento perché dici ho le gomme che non tengono, e viceversa, se hai le gomme nuove però sai che il catorcio consuma olio, corri normalmente, non hai l'angoscia della curva di uscire di strada, però ti fermi in continuazione, controlli l'olio, vai piano, cioè se prendi coscienza di chi sei, da dove esci e la tua famiglia e i vari condizionamenti pratici, in quel momento lì stai attento e ti scegli un certo tipo di vita, un certo tipo di lavoro, delle amicizie, automatico scegli un tipo di vita e cerchi di esplicitare i tuoi talenti in un certo modo e spendi in un certo modo, sai quanti soldi hai in tasca, quanta benzina puoi fare, scusami, cerco, non so se ho... Sì, no, sei stato chiaro, c'è stata una risposta, ti ringrazio. Alla fine ci siamo arrivati. Allora, se sai, se hai consapevolezza, fai delle scelte, e fai delle scelte, come dire, in relazione a quello che hai capito di te stesso. Sì, è come dire, idealmente una, è così che si dovrebbe fare. Ma chi lo fa? Chi si accorge? Chi ha la possibilità di accorgersi appunto di essere in una condizione del genere, in una società come questa, come dicevo, che prevede che la tua immagine, quello che le persone vedono di te, sia quella cosa che ti permette di mangiare, ok? E quindi dove tenti sempre di nascondere i tuoi difetti e di mostrare i pregi. Come fai ad essere onesto con te stesso in una società come questa? Non è molto semplice. Allora, vado a leggere un po'. No, c'è un'altra telefonata. Ne prendo un'altra, poi parto con gli SMS. Allora, pronto? Sì, parla Alfonso. Salve Alfonso. Buondì. A me pare che tu abbia un'idea dei genitori troppo esaltante. Esaltante? Sì. Cioè che sono dei cosa vuol dire? Fai addirittura dei miti. E invece oggi come oggi purtroppo è l'inverso. Cioè tu sai che i figli di oggi sono più preparati dei genitori. Da quale punto di vista? Dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista psicologico. Ma l'amore è un fatto tecnologico? L'amore è un fatto tecnologico, l'amore? Ma amore cosa? Lo sa, oggi neanche i genitori. La consapevolezza di sé è un fatto tecnologico? È qualcosa che dipende dalla tecnologia? La coscienza di sé? No, ma io non ho detto questo. Guarda che io non ho detto quello che dici tu. Lo so benissimo che tu non hai detto quello che ho detto io. Io ho solo cercato di farti capire che i figli di oggi vivono in un ambiente molto più sviluppato di quello che hanno vissuto i loro genitori. Da quale punto di vista, chiedo io? Perché ci sono delle cose, degli aspetti? Dal punto di vista tecnologico. Ah, ok, ma la consapevolezza di sé, la coscienza di sé non è un fattore tecnologico, non è un fattore scientifico. Il linguaggio, l'atteggiamento non è una cosa che dipende dalla preparazione scientifica o dalla tecnologia. La capacità di fare i genitori non dipende da questo, dipende dal rapporto che si ha con se stessi. Sì, ma tu addirittura prima hai fatto l'esempio di un genitore arrabbiato che batte il figlio, ma dimmi tu, questo sarebbe il genitore di oggi? No, l'ho fatto in un contesto perché stavo parlando con Pagnin di una determinata cosa. Comunque lo hai fatto, il che significa che hai un'idea completamente sbagliata sui genitori. Ma questa è una tua opinione e noi vuol dire... possiamo ragionare anche fino all'anno prossimo, ma siccome partiamo da due punti diversi, divergenti, allora è chiaro che qualsiasi ragionamento non può farci concordi. D'accordo, io ti ringrazio e appunto... Io ti ringrazio e stammi bene. Sì, allora... Dunque, il ragionamento che ho fatto con Pagnina e l'esempio che gliel'ho fatto per parlare, della struttura, perché Pagnin diceva che quando c'è una struttura di mezzo, allora, l'intento non può più essere quello dell'educazione, della crescita personale, ma c'è una ragione terza.
Allora ho fatto quell'esempio per far capire che a volte la struttura, il linguaggio con cui comunichiamo con il prossimo che abbiamo incamerato, non è, come dire, appropriato alla situazione. Un genitore che picchia il figlio, ok, perché è frustrato, sicuramente ha incamerato una serie di schemi, una serie di strutture comportamentali che non sono idonee allo svolgere del suo compito di genitore. Questo era il senso della questione e questo mi serviva per comunicare una cosa specifica all'interno del contesto della conversazione con Pagnin. E lì ha senso. Se poi si pesca quel dettaglio e lo si mette da un'altra parte per avere ragione su una cosa vaga, si può anche fare, però ancora c'è da chiedersi in che modo abbiamo incamerato, in che modo abbiamo sviluppato le nostre strutture di linguaggio e le nostre strutture di relazione. Caspiterina. Non è che si può, come dire, fare di tutto quanto l'erba un fascio a proprio piacimento. Una persona sta cercando di spiegare delle cose. Noi ci sentiamo tra qualche minuto perché devo assolutamente dare la pubblicità. Nel frattempo vi ringrazio per l'accesa discussione, mi sto divertendo e appunto ci sentiamo tra qualche minuto. Ben risintonizzati con Chiara e Alessandro. Stiamo parlando di rapporto tra maestri e allievi, genitori e figli, un po', come dire, chi più ne ha più ne metta. Comunque stiamo parlando di quel gap tra i ruoli che avviene molto spesso nella vita di tutti i giorni, con tutti quanti i risultati del caso. Ora, per reintrodurvi nell'argomento, andiamo a leggere i vari sms che ci avete mandato da casa. Prego, Chiara. Allora, Andrea scrive: l'hai scritto tu? Mi ritrovo benissimo nella riflessione, soprattutto nella figura dell'allievo che ha trovato un ruolo paterno nel maestro con esiti negativi. Poi sono cresciuto e ho potuto distinguere con più consapevolezza. Su 3 maestri, 2 rispecchiano ciò che hai detto. Bell'argomento. Sì, Andrea, l'ho scritto io. Grazie, ti ringrazio. Poi, dunque, devo dire che è qualcosa che mi interessa particolarmente in questo periodo. Ci si potrebbe anche chiedere chi sia il maestro tra le due parti e se il maestro sia disposto a imparare, a cambiare. O se il maestro invece è un ruolo troppo rigido o troppo amichevole. Aspetta un attimo. Sempre Andrea. O se il maestro investe un ruolo troppo rigido, troppo insicuro o troppo amichevole. Questo è un altro Andrea però. Ok. Ciao Andrea. Poi, Turiddu che condivide quello che dice Pagnin. Ciao Turiddu. Saluti a entrambi. Posso chiedere un consiglio? Come si deve comportare un genitore con l'insegnante del proprio figlio di 7 anni? Dopo che il bimbo ha fatto un po' di confusione con una cosa insegnata, è stato definito con un dispregiativo. Cosa suggerite? Questo è abbastanza un classico, oserei dire, nell'ultimo periodo, visto che... Ti lascio la parola su questo tema, che ne sai sicuramente più di me. Ne so di più probabilmente perché ho a che fare con i bambini, visto che li aiuto quando hanno delle difficoltà. È una cosa purtroppo piuttosto tipica, nel senso che anche l'altro giorno mi è capitato il caso di una mamma frustratissima e in disperazione, in lacrime, che mi diceva che la bambina di 6 anni, da 4 mesi che è in prima elementare ovviamente, e gli hanno già detto che è sospetta di dislessia perché non sa leggere bene. E gli ho chiesto alla mamma: ma quanti sono in classe? 27, con un insegnante. Logico, mi sembra che all'interno di una struttura così ci siano dei bambini che hanno delle difficoltà. Ma allora il problema, al di là dell'insegnante, che nel caso specifico può essere magari anche un po' in difficoltà oppure anche poco lungimirante su certe cose, è la struttura stessa che crea delle patologie. Sì, cioè si inventano delle patologie anche per, come dire, in qualche modo non ammettere la propria carenza nei confronti di una classe numerosa. Cioè, se dopo 4 mesi c'è una classe di 27 bimbi che sono in prima elementare ed hanno appena cominciato a imparare a scrivere, e dopo 4 mesi una non sa scrivere bene, non è molto probabile che sia dislessica in una classe di 27. Prima viene da pensare che ci sia un deficit di tipo formativo. Quell'insegnante avrebbe bisogno
bisogno di una mano, avrebbe bisogno di qualcuno che gli dà una mano a seguire questi bimbi, però questo non viene spiegato, non viene preso in considerazione, si va direttamente dal genitore a dire tuo figlio è malato, con tutte le conseguenze, con tutte le conseguenze di questa cosa. Che ovviamente poi i bambini quando crescono cosa succede? Ne ho visti di tutti i colori, i bambini hanno paura, per esempio, di leggere, che è una cosa orribile, no? E quindi cosa suggeriamo? Innanzitutto ci vuole una pazienza da leoni, sì. Perché è come dire, ci troviamo di fronte a delle situazioni dove molto spesso siamo uno scalino in basso dal punto di vista della persona che sta dall'altra parte. Io sono l'insegnante, questa è la scuola. E questa è la struttura, diciamo così, governativa che ti spiega dove sono le cagate che tu fai, ok? I punti dove tu non arrivi. Il problema è che immersi nel nostro contesto sociale, tra lavoro e tra, come dire, scarsa organizzazione sociale, perché questo è l'effetto purtroppo dell'economia che abbiamo nel tessuto sociale, sono questi poi i risultati, noi siamo, ripariamo a dei problemi generando altri problemi. Bisognerebbe avere la capacità di spiegare alla professoressa o all'insegnante questo, probabilmente porgli la domanda, ma a lei che è quello che a lei, senza stare lì a definire, cioè le sembra plausibile e le sembra equilibrato considerare in primis dopo 4 mesi dentro una classe di prima elementare di 27 persone che una bambina sia dislessica? Le sembra questa la prima ipotesi, equilibrata da prendere? Non c'è qualche altra ipotesi plausibile prima di arrivare a questo? Da prendere in considerazione. Considerate che molto spesso gli insegnanti sono esasperati perché infatti in questo caso specifico di cui parla il messaggio, il bambino che ha fatto questa confusione è stato definito con un dispregiativo, è un chiaro segno di frustrazione, no? Sì, molto spesso sono esasperati perché anche sopra la struttura scolastica anche per loro non riesce a rispondere alle loro esigenze, quindi si trovano oberati di lavoro e la frustrazione a volte gli porta a fare delle grandissime spese, sono sempre i bambini che ci rimettono, purtroppo sono i bambini. Quindi dal mio punto di vista bisogna sempre cercare di proteggere i bambini, sì. Ecco, di fargli vivere il meno possibile le frustrazioni che comunque queste situazioni generano negli adulti anche. Interessante. Ciao, forse le parole si sono troppo chiuse nella forma della rappresentazione che fissa il senso e il vivente, perdendo quello che i meno civilizzati chiamavano il potere della risonanza, quello che sta oltre le parole stesse e che le ha originate. Qualcuno disse che la parola scritta è addirittura il cadavere dell'idea, ma l'immagine rende. Grazie della trasmissione, Valdor. Grazie a te, Valdor. Io volevo dire qualcosa da questo punto di vista. Sì. Allora, noi per forza per radio parliamo attraverso la parola, comunichiamo attraverso la parola, però abbiamo usato anche un altro termine che è struttura e che è linguaggio. Il linguaggio mica sempre è fatto di parole. Molto spesso la struttura funge da linguaggio, la ritualità funge da linguaggio in determinati contesti, però molto spesso quella ritualità è quella che serve ai bambini o come per esempio agli allievi per capire quando è che per esempio il genitore sta facendo il genitore e quando è che il genitore invece sta facendo un'altra cosa, cioè o quando il maestro sta facendo un'altra cosa, quando si può rivolgere a lui in maniera più informale e quando invece deve rispettare il ruolo che quella persona ha, perché ne comprende il valore. Ma se noi non riusciamo a comunicare attraverso un'adeguata struttura e attraverso un adeguato linguaggio questo valore, ecco che tutto si sfalda, cade tutto a pezzi. E quindi otteniamo una società che è intrinsecamente insicura. E questo è il nostro caso di oggi. Noi oggi siamo in una società che è intrinsecamente insicura,
perché tutti sono insicuri, perché non c'è certezze, non ci sono certezze, non ci sono punti di riferimento stabili, non c'è nello Stato, non c'è nell'economia, non c'è su niente di niente. E quindi facciamo fatica dalle nostre posizioni a riconoscere questo profondo senso di insicurezza che ci spinge in qualche modo a fare delle azioni che non sono propense alla crescita personale. Non ne siamo capaci, dobbiamo imparare qualcosa che abbiamo disimparato. Prego. Vado avanti con le sms. Sì, 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 poi tra un po' riprendiamo ce con le telefonate. Lunghissimo. Aprendo il cuore all'amore mi accorgo che tutto intorno a me pulsa d'amore. Gli occhi cominciano a vedere da un'altra angolatura. Sono più attenti ai particolari e trovano nuovi significati. L'esistenza diventa fresca e spettacolare, piena di piccoli miracoli e sincronicità. Liberandomi dallo stereotipo della tristezza che frantuma l'anima, ho buttato via ogni risentimento per far posto all'infinita bontà dell'universo. Pratico l'arte della riconoscenza e del vivere attento. L'amore vero non ha alcuna aspettativa, non ha obblighi, non compatisce, non carica alcun fardello, è distaccato e gentile e paziente e ha rispetto per gli altri e per se stesso. Libro Oltre la paura di Miguel R. Non si sa chi è. Comunque, complimenti per la trasmissione. Grazie a te. Il progresso o regresso delle civiltà influiscono sulle coscienze. Ciao. Questo tema è stato brillantemente trattato in Fase dello specchio di Lacan. I figli allievi assumono il ruolo di estensione e protuberanza dell'io dei genitori maestri. Daniele, grazie Daniele. Questo tema è stato brillantemente trattato. È sempre quello. Ce ne sono un sacco, a posto. Ok. Bene, prendiamo pure le telefonate. Vado con l'838 che, come dire, di solito è trascurato. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Alessandro? Sì? È un pezzo che sono qua con l'838 trascurato. Come? Stavi cercando di prendere la linea. Sì. Allora, prego. Posso chiederti, hai figli? No, non ne ho. No, perché ho solo allievi, ho qualche allievo. La teoria è una cosa, la pratica è totalmente altra. Sono d'accordo. La mia più grande ha 31 anni, uh-huh. Per cui di pratica ne ho fatta parecchia finora. Di là, aspetta, devo chiarire una cosa. Essere dislessici non è una macchia, non è una malattia. Bisogna vedere se il bambino lo percepisce a questo modo. I però i bambini lo percepiscono come i genitori glielo fanno percepire. Infatti. Ecco, perché il mio è dislessico ed è un bambino intelligentissimo, certo. Molto più di tanti altri, se posso dirlo, e non lo dico solo io, ma c'è un'intelligenza diversa. Diversa, non grafica, uh-huh. ma tutto il resto è molto più accentuato. Sì. Ecco, per cui non è tutta questa tragedia che. Ma noi parlavamo del caso della tragedia, non della dislessia in sé. Si può vedere perché in prima elementare ancora non ci sono certe strutture. Si comincia dalla seconda, terza, se proprio ha queste gravi difficoltà. Vabbè, comunque, era per la mamma, cioè, anche fosse non è tutta questa tragedia, voglio dire, basta adeguarsi a determinate cose. Mm. Ecco, tornando all'insegnante, tu hai detto maestro, non so perché usi il termine maestro. Uso il termine maestro perché nel settore, diciamo, che conosco io, molto spesso il rapporto tra allievo e chi insegna è definito come maestro per tradizione. Nel settore delle arti marziali il sensei è il maestro e quindi sì. Sì. Io definisco maestro solo Gesù. Ma questa è una scelta tua, io sì, per cui tutto il resto per me non esistono maestri, ma soltanto persone. Però alle elementari avrai le maestre. Le maestre? Ma le mie maestre erano un po' leggermente diverse da quelle da adesso. Ma dipende tutto dal contesto in cui vivi. Mia madre ha avuto dei genitori che hanno vissuto in un contesto di guerra e hanno arrivato i figli nel contesto in cui erano. Lei, tolta dalla guerra, ha vissuto nel suo modo e mi ha allevato nel suo modo. Mm-hmm. Io allevo i miei figli nel mio modo. Mm-hmm. E per cui non ci sono genitori con degli standard, ma a seconda del momento in cui si vive si usano determinate proprie personali, cioè sì. Se uno si trova in difficoltà o la accoglie e dice ok ci tiriamo sulle maniche o si butta in disperazione, là dipende anche dalla
dal carattere di ogni persona, è così grande e ampio che non esiste un genitore standard. No, però si possono definire delle problematiche, ecco, come dire, che caratterizzano la società. Cioè, ci sono delle statistiche che possiamo fare da questo punto di vista. Ti posso dire che genitore sono io. Ok. E poi magari qualcuno si riconosce, qualcun altro no. Io ho sempre pensato, intanto la prima bambina l'ho voluta. Mm-hmm. Molto sinceramente gli altri due mi sono stati donati. Li ho accolti con lo stesso amore, anche se non li ho voluti, però voluta nella consapevolezza, a 20 anni, avevo 20 anni, che non era mia proprietà, mm-hmm. ma io dovevo accompagnarla. Per cui io ho sempre avuto determinate attenzioni, per cui la casa col giardino, niente soprammobili, non importa se vieni dentro con le scarpe sporche, poi puliamo, disordine ce n'è, guarda, dovresti vedere certi giorni, finché dico adesso basta ragazzi, riordiniamo. Cioè, io sono stata levata sull'ordine più assoluto, le pattine in casa, guai a se sporchi, guai... è una reazione contraria, non lo so, però i miei bambini sono sereni nonostante tante, credimi, tante difficoltà che stiamo avendo e abbiamo sempre avuto, perché la mia è stata una scelta di mamma non lavoratrice, mm-hmm. e quindi dico sempre è stata una scelta di povertà, perché con uno stipendio e quattro bambini non puoi farti una casa, cioè non puoi avere da parte qualcosa. E vedo all'esterno invece tutti che hanno la casa, hanno però hanno questi bambini sempre tristi, non hanno giardino, sono sempre chiusi, e io guardo i miei e sono felice. Ok. Per cui la mamma deve accompagnare, togliere i problemi, quelli seri, nel senso si fanno male, no, non devono farsi male, in caso si fanno male si aiutano, se si ammalano si accompagnano, ma senza farne sempre tragedie, perché appunto la dislessia, perché uno ha le gambe storte, ognuno deve essere accompagnato con le sue difficoltà, con le sue gioie, insomma, però mai caricare i bambini delle problematiche dei soldi, i genitori. Non è molto semplice al giorno d'oggi. Però per quanto ho visto che la più grande ha imparato, e per quanti problemi, diciamo, viene anche un po' di magone, cerca di non caricarli sul suo bambino. Scusami, ti lascio. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Ok. Ok, dunque, bella trasmissione, non ho capito chi siete, è la prima volta che vi sento, trasmettete solo il giovedì. Grazie, Uli. Sì, trasmettiamo solo il giovedì e tutti i giovedì dalle 10 a mezzogiorno siamo Alessandro e Chiara. Ciao Uli. Ciao. Ce n'era un altro, probabilmente la fase di un insegnamento si poggia sulle emozioni e l'equilibrio emotivo che deriva dalla coerenza tra parole ed azioni dei genitori, i cosiddetti esempi. Un abbraccio Andrea. Ok, grazie Andrea. Vado a prendere la telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, salute a voi e a tutti. Buongiorno. Sì, buongiorno. Chi parla? Sono Beppi di Albignasio. Perché avete la radio che fa i disturbi soliti, quelli che ha... quel rumore strano che sì. Poi ogni tanto poi smette. Allora forse non so se mi sentite bene. Noi ci sentiamo bene. Si è tranquillizzata la frequenza. Senta, io sono anziano. Sì. Cosiddetto vecchio. E io provengo dal comune di Padova e poi ci siamo trasferiti ad Albignasio, che molte persone non sono capaci di dire il cognome Albignasio, il nome, e neanche scriverlo. Però io ho conosciuto delle persone che quando io ero nel 42-43, che sono andato, ho una fotografia della mia classe, la prima e la seconda elementare, no? Sì. Sa quanti eravamo? No, però so che a quel tempo le classi erano numerose.
52. Infatti. Qualcuno sarà praticamente a casa, magari con qualche disturbo, e sarebbe interessante sapere quanti erano di più. E se c'era qualcuno che era un po'... perché la strada era la scuola e si ci divertiva sulla strada, ci si inventava i giochi, ma i dislessici, come dicono adesso, qualcuno che era praticamente che per malattia dei genitori a casa che hanno avuto, quando un tempo la febbre superava i 42, dopo diceva la sua mamma 43, ma è stata la grazia del Sant'Antonio perché il gerandrio per morire, e dopo sono stati praticamente ritardati un poco, ma poi, se hanno fatto soldi, sono stati questi, si sono diventati ricchi dopo, si sono praticamente, io potrei fare dire a chi, ma in privato si può dire, persone che si sono, hanno dato al mondo a vedere che con la capacità e la volontà e il lavoro si sono praticamente impegnati bene, sono stati praticamente con belle famiglie, con figli eccetera, con ricchezza. Mm-hmm. Adesso con tutti gli insegnanti, che sono più insegnanti che alunni. Mm-hmm. E mettono magari i traumi psicologicamente parlando ai bambini o agli alunni, vado via perché sono, il brodo lungo non fa bene neanche gli ammalati. Ok, grazie mille. Neanche non sono capace qualcuno da dire al bignasico, dislessici magari fanno anche i speaker per radio, va bene, lo stesso no? Beh, capita. Capita, come capita, capita. Saluti. Saluti. Salve. Vabbè. I bambini senza giardino vanno al parco pubblico e si divertono come i pazzi. Altro messaggio. Sì, sì, sì. Va bene anche quello. In fin dei conti succede anche questo. Ok, no, ho notato che, come era prevedibile, nel momento in cui si trasporta questa riflessione sul mondo genitori figli, gli animi si scaldano. Perché il problema lì c'è. Il problema lì c'è, cioè poi le persone, come dire, è normale, è anche giusto che sia così, che, come dire, si sentano presi in considerazione, si sentano presi in causa, ma è normale essere presi in causa, nel senso, io non ho fatto una riflessione di questo tipo e non la sto facendo per accusare delle persone di quanto male si comportano. Abbiamo tutta quanta una struttura sociale che ci porta ad avere questo tipo di atteggiamenti e questo tipo di condizionamenti. È difficilissimo liberarsene, è difficilissimo, a volte non si hanno nemmeno le forze per farlo, però almeno cominciare a prenderne consapevolezza, coscienza, e per quel poco che possiamo fare, appunto quello che possiamo, per cambiare strada, per cambiare marcia. Ognuno di noi la vita gli è un po' passata sopra su certe cose, soprattutto quando si hanno dei figli, appunto, perché ognuno di noi ha vissuto i suoi dolori, ha vissuto le sue difficoltà, e quindi qualcosa l'ha subita. E per chi può fare dei passi per guarire quelle insicurezze che queste sofferenze procurano, beh, che lo faccia. Per me qui, più che per i genitori che si trovano in questo ruolo, a volte gioco forza e a volte nonostante tutto, il messaggio va di più agli insegnanti, perché gli insegnanti si propongono come con questa veste e con questo ruolo, ed è lì, come dire, che c'è il nodo più, come dire, più doloroso. È lì che la coscienza gioca un ruolo importante, e parlo della coscienza dell'insegnante, cioè l'insegnante che sta lì a guardare come cresce un bimbo, come cresce un ragazzo, come diventa grande, come si sviluppa, e che è totalmente proiettato su questa cosa, non si dimentichi mai di essere un essere umano, e non si dimentichi mai di quanto pesca dalla classe e di quanto gli dà da vivere quella classe, non solo dal punto di vista finanziario, non solo dal punto di vista dello stipendio, ma anche dal punto di vista dei ruoli che egli ha bisogno di giocare per sentirsi in equilibrio con se stesso. Questo è fondamentale, perché altrimenti noi viviamo sulle spalle della classe. Io ne ho avuti tanti, per esempio, di insegnanti di questo tipo, che vivevano sulle spalle della classe ed hanno fatto dei danni pazzeschi. Vado a prendere
Una telefonata, pronto? Salve Maurizio. Salve Maurizio, prego. Abbasso un po'. No, io ho appena sentito qualche battuta, non so se sono inerente all'argomento di stamattina. Mm-hmm. Parlavate del rapporto insegnanti, di cosa state... Sì, sostanzialmente di vari problemi che possono nascere tra il rapporto, con il rapporto tra maestri, allievi, insegnanti. Sì, no, allievi. È un momento, come io ho sentito, hai parlato molto bene appena adesso, dicevi che è difficile estraniarsi da tentazioni, da frecciatine della società, dal sistema, come sono luoghi comuni, ma è così, è molto difficile, pur avendo una coscienza piena nel momento in cui ci ragioni, dopo due minuti ci sei ancora dentro, cioè no, non è facile star fuori da certi meccanismi, è veramente difficile, e tenere fuori i figli. Secondo me adesso la classe diciamo insegnante, senza denigrare, ormai per un genitore che lascia i propri figli a scuola, se ha una sua coscienza indipendente, libera e ci prova, deve essere fortunato di là a trovare, cioè è un po' una casistica a trovare, come dicevi tu, un insegnante che abbia tutte queste caratteristiche già di suo, specialmente giovane, perché anche loro hanno una vita, non so che ne dico, interinale nel suo lavoro, e è difficile trovare un insegnante motivato che si senta di se stesso sicuro di quello che sta facendo, dello stipendio che gli serve per vivere lui stesso, e magari già lui ha le sue frustrazioni a fine mese, quindi esatto. Veramente ci vuole una combinazione quasi magica, avere un insegnante anni 60, diciamo, della buona leva anni 60, che si comportavano con certa etica. Ci vorrebbe un'organizzazione sociale degna di questo termine. Ci vuole un'organizzazione che supporti la classe insegnante. Adesso ci troviamo in una situazione in cui, se c'è la luce fortunata di averne uno ancora di quello stampo, se no veramente devi ogni giorno correggere. Io, mia moglie, correggiamo continuamente il tiro, ma non perché siamo contro, io sono per l'insegnante anche un po' autoritario che dia dei segnali, no? Però veramente noi ci troviamo delle volte a correggere il tiro a casa su quello che succede a scuola, perché mia figlia mi dice qualcosina e quindi io cerco, senza essere invasivo e mandarla a scuola con tutt'altro messaggio, però mi rendo conto che dobbiamo far di più anche a casa, purtroppo non basta più, è un gioco forza, un bilanciare secondo me adesso, sì. Quindi lasciare tutto a scuola non va bene, cioè lasciare in mano completamente tutto non si può. Beh, non andava bene neanche, esatto, quando l'organizzazione sociale c'era. Ti ringrazio. Esatto, quindi bisogna per forza di cose prestare attenzione a ogni piccolo messaggio che mi dà mia figlia, cerco di filtrarlo, di capire, parlare con gli insegnanti il più possibile, bisogna comunque gestire, non si può più adesso, forse come 20 anni fa, 30 anni fa, tornavi a casa con la bastonata sulle mani, con la righellata sulle mani, in senso così proprio esagerato, e venivi anche redarguito anche a casa. L'autorità non c'è più, non se la sentono più di averla, perché ci sono anche dei paletti da quella parte, e quindi bisogna gestire, secondo me non c'è altro da fare, e ognuno di noi giustamente si prende le proprie metriche di comportamento, però non è facile, come dicevi tu, approvi il tuo ragionamento a pieno, è veramente difficile prendere la retta via, proprio quella giusta, è veramente dura a mantenere, non, è veramente difficile, sono troppi condizionamenti negativi secondo me. Vi ascolto, vi ringrazio. Grazie a te. Salve. Ciao, buona giornata. Sì, sì. Allora, la cosa che era interessante su questa discussione appena fatta con... Era l'aspetto dell'organizzazione sociale, cioè se non c'è un supporto, se non c'è... vi dico una frase che ho sentito qualche tempo fa. Allora, se come dire, un generale guida male il proprio esercito, succede che il proprio esercito viene distrutto, perde la guerra. Ma se sbaglia un insegnante, vengono rovinate le generazioni a venire. Allora, quando un'organizzazione anche statale sceglie di lasciare come dire, gli insegnanti in certe condizioni, in certe situazioni, quando come dire, non c'è più la possibilità di finanziare un buon insegnamento, si perde tutto. Perché è lì che verranno formati i bambini, è lì che verranno formati i ragazzi, è lì che verranno formati i futuri adulti. E se ci troviamo in una società che è già, come dire, sparpagliata, perché come dire, la parcellizzazione sociale porta le famiglie ad una sempre maggiore promiscuità fra ruoli che non si capiscono, genitori che non hanno ancora finito di crescere, 4-5 genitori, i bambini crescono
con delle figure di riferimento che sono molto, molto annacquate, dai confini molto labili. E per quanto, come dire, un bimbo possa avere una elasticità mentale, quelli sono i modelli che incamera. Per quanto, come dire, ben predisposto lui possa essere nei confronti della vita, e per queste cose, per queste sofferenze, per questi attriti, per queste confusioni, soffrirà e incamererà dei ruoli, incamererà degli schemi, dei modi di fare che ripeterà nel tempo. E quindi, se non ci si prende cura di questa cosa, si ha la misura di che tipo di società, se così ancora possiamo chiamarla, si prospetta nei giorni e negli anni a venire, insomma. Non è una questione di catastrofismo, è guardare in faccia la realtà e non ficcare la testa sotto la sabbia, è cercare di rendersi conto della situazione per prendere delle contromisure. Non possiamo aspettarcele da nessuna parte queste contromisure, non possiamo chiederle dall'alto, non possiamo implorarle e aspettarci che arrivino. Dobbiamo metterle in campo, dobbiamo trovare delle strategie, dobbiamo porci delle domande e cercare di darci delle risposte, e ognuno di noi deve tentare di fare la sua parte. Meno banali sono le domande e meno banali saranno le risposte, e questo è un po' il trucco del gioco. E, sono arrivati altri messaggi? Sì, su un buon supporto emozionale e mentale dato anche dall'equilibrio e dall'esempio dei genitori, da lì poi si sviluppa la conoscenza. Non penso sia ottimale fare il contrario, soprattutto per i bambini. Perché? Che dite? Ciao Andrea. Ma io sono d'accordo. Anch'io sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Però, come dire, di fatto, la realtà prevede che molto spesso l'individuo sia costretto a far questo. L'individuo è costretto prima a sviluppare la conoscenza e poi dalla conoscenza, pian piano, se è fortunato, se è oculato, se è attento, può darsi che riesca a sfruttare le situazioni per riportarsi in una situazione e per ricostruire un equilibrio emozionale e mentale. Per quale ragione c'è così tanta ricerca della crescita personale? Perché c'è bisogno di un equilibrio che non c'è. La crescita all'interno del contesto familiare, all'interno del contesto sociale, non ce l'ha data, e quindi si vanno a fare i corsi di crescita personale. Purtroppo però i corsi di crescita personale stanno subendo gli stessi condizionamenti che hanno subito la scuola prima e la famiglia ancora prima, e quindi si rischia di entrare dentro un meccanismo di frustrazione continua, fino a quando si pensa che la frustrazione sia l'unica realtà possibile. E questo è triste, molto triste. E bisogna prendere delle contromisure. Allora, bisogna capire e bisogna cercare di dare un linguaggio, di dare una struttura alla nostra emotività, che deve trovare delle collocazioni, deve trovare la maniera di avere chiaro in quale contesto si trova e che ruolo ha in quel contesto. È questo che stabilisce poi l'equilibrio emotivo di una persona, che nel tempo sa qual è la sua vita e sa qual è il ruolo che ha lui nella sua vita. Si sente dentro alla sua vita, non si sente alienato da essa. E questo invece è la situazione in cui si trova non solo l'individuo, appunto, ma l'intera società. E quindi questo è un segnale molto chiaro. E non c'è tanto, come dire, non c'è tanto da raccontarsela. È così, è evidente da qualsiasi angolo si punti il nostro sguardo e si cerchi di analizzare la situazione. Andrea ci fa altre domande. Come diventare maestri di se stessi ed uscire dai condizionamenti storici e ambientali? Questo dovremmo acquisire fin da piccoli. Come? Però mi trovo d'accordo con Pagnin, nel senso, esistono dei percorsi e si può percorrerli, però la strada maestra per diventare maestro di te stesso te la costruisci un po' tu. Sì, io volevo dire anche un'altra cosa, il fatto che all'interno di gran parte delle strutture in cui siamo inseriti la nostra autostima viene in qualche misura minata, no? Molti bambini ce l'hanno abbastanza distrutta l'autostima, sì, dalla scuola e da varie cose, insomma. E l'autostima, secondo me, è la base per diventare maestri di se stessi.
Sì. Nel senso che se non hai fiducia in quello che senti, in quello che pensi, non puoi imparare niente da quello che hai attorno. Infatti. E infatti a questo proposito aggiunge Luigina, che chiede se appunto sono uno psicologo, un medico o un medico, perché parlo molto bene, bravo. No, non sono né uno psicologo né un medico, sono una persona, però probabilmente ho qualche dose di autostima e quindi, come dire, riesco a fare delle cose. Tutto lì e auspico che, come dire, che le persone imparino ad avere fiducia di se stessi e del proprio sentire, non solo attraverso le lauree, perché la formazione di una persona, la formazione interiore di una persona, non è necessario che avvenga lì, cioè avviene anche lì probabilmente, ma non avviene solo lì. E una persona non acquisisce dignità con la laurea. La dignità è qualcosa che uno, come dire, può coltivare dentro se stesso e mantiene con le proprie azioni quotidiane. E questo non dipende da nessun tipo di attestato. Dipende un po' da pancia e cuore e testa. Perché i corsi per la crescita personale costano così tanto? Beh, dipende dai corsi dipende anche dai costi, nel senso che ci sono dei costi vivi che a volte sono elevati, c'è una pressione fiscale elevata su tutto lo scibile della vita umana, e poi va anche detto che, come dire, dipende di chi è la crescita personale, cioè i corsi della crescita personale a volte sono la crescita personale di chi li fa. Sì, crescita personale, crescita personale sua di chi lo fa. Economica, esatto. Principalmente. Sì, però non sempre così, insomma, delle volte sono delle persone qualificate che fanno delle cose molto bene, si fanno pagare bene, però appunto bisogna prendere in considerazione che sono immersi, come tutti noi, in un contesto economico, sociale, che è fatto di, come dire, di compromessi, e molto spesso per andare avanti si fanno pagare tanto, e questo è quanto. Prendo una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Prego. Sono Luigi da Padova. Ciao Luigi. Ciao. Allora, io sono datato, quindi ho già la mia bella età. Mm-hmm. Quasi 70 anni. Complimenti. Però a 11 anni ho subito violenza da parte di due professori. Mm-hmm. L'artefice di questa violenza era un professore di italiano, latino, storia, geografia alla scuola media. Sì. Mandello Dell'Ario, e l'altro invece era di matematica. Mm-hmm. Era un bambino intelligente, il latino era una materia che mi piaceva tantissimo, però a fare l'esame d'ammissione io ero stato in un collegio per fare allora c'era l'esame d'ammissione per la scuola media. Mm-hmm. Per preparare questo esame d'ammissione ero stato un mese in un collegio di salesiani. Mm-hmm. In un paesino che si chiamava Vendrogno, in provincia di Como, e ho fatto il mese e poi sono andato a fare l'esame d'ammissione, tutto a posto, e poi ho iniziato la scuola. La prima ora di mitologia, questo professore ha cominciato a parlare nell'ora di mitologia di Gesù in un modo strano. Io avevo 11 anni, ho alzato la mano, ho chiesto una cosa semplice: cosa c'entrasse, sì, Gesù con la mitologia. Fuori. La seconda ora, e questa è stata la prima ora in assoluto del mio inizio scolastico, la seconda ora, la settimana successiva, stessa cosa, io sulla mano e fuori, stessa domanda, fuori. Terza ora, terza settimana, stessa problematica, io sulla mano, che vuoi, stesso problema, fuori. Cioè, ti hai mandato fuori dalla porta? Fuori dalla, fuori dalla porta, sì. Okay. Solo che la terza volta ero lì piagnucolante, sai, 11 anni, o no, è ancora un bambino. E arriva il prete, era un mandolone di uno grande, si chiamava Don Ferdinando. Mm. E mi ha chiesto un motivo, è venuto fuori un casino che metà bastava. Risultato: io sono stato rimandato a settembre con 5 in italiano, 5 in latino, 4 in matematica. Tieni presente che in matematica ero bravissimo, l'italiano, la storia, la letteratura, le poesie,
mi sono sempre piaciute da morire, sì. E il latino ero bravissimo. Tant'è vero che mia madre, quando l'ho visto, sono stato rimandato, mi ha mandato dal prete a ripetizione, e il prete ha detto: no, ma guarda che Toso sa, sì. Toso è a posto, non ci sono problemi, cosa la mandi qui a fare? Morale della favola, che sono stato respinto, l'unico, allora c'erano le classi miste, no? Sì. Sezioni maschili, femminili, eccetera, e sono andato a vedere l'esito degli esami, convinto che tutto era andato bene, e sono stato respinto con 4 in italiano, 4 in latino, 5 in matematica. Ecco, questa violenza mi ha segnato il resto della mia vita, e fino, diciamo, a 20-25 anni, perché dopo ho preso in mano la situazione. Però mi ha prodotto che cosa? Mi ha prodotto un disgusto per la scuola, un disgusto per l'apprendimento. E poi ho bruciato le tappe a livello autodidatta, ecco. Però cioè, mi sarebbe piaciuto potermi confrontare come tutti i ragazzi, potendo usufruire della scuola come la usufruiscono tutti i ragazzi per l'apprendimento. Ecco, questa è stata una violenza pazzesca, e questo tipo di violenze nella scuola non è che succedono raramente. No, succedono tutti i giorni. Succedono frequentemente. Succedono tutti i giorni. E bisogna stare attenti, e bisognerebbe che questi insegnanti pagassero personalmente, ma devono pagare essendo cacciati dalla scuola, perché non hanno niente di insegnanti questi, anzi sono l'esatto contrario della parola. E invece quello che accade è che quando tu segnali questa situazione sei tu che vieni escluso dalla scuola, no, sei tu che paghi. Ti dirò che all'epoca mio padre, che era una guardia di finanza, era venuto giù in divisa, e io ero l'unico di tutte le sezioni maschili e femminili delle prime, seconde e terze medie, l'unico a essere stato respinto. Quindi la reazione di mio padre è stata quella di tirarmi un sonoro ceffone davanti a tutti i ragazzi. E io ho preso a 11 anni e mi sono fatto tutto il lago di Como, mi sono fatto da Mandello dell'Ario fino a Bellano, a piedi, piangendo come un ossesso per tutta la strada. E questo è con una rabbia incredibile dentro di me. Ecco, ma ho voluto. Ti ringrazio, ti diamo un abbraccione anche perché. Perché naturalmente questi professori hanno continuato ad insegnare. Uno fumava, spegneva la sigaretta accendendo la sigaretta che doveva spegnere con l'altra. Era un continuo fumare. Ecco, non hanno sicuramente vissuto una buona vita queste persone, perché erano persone che a loro volta avevano dei grossissimi, grossissimi problemi interiori. Immagina i genitori che avranno avuto loro. Eh sì. E gente che deve essere uscita da fogne. E come tali, hanno poi reagito nella vita da fogne, hanno reagito nel confronto degli altri. Ecco perché bisogna stare attenti a queste persone che hanno esseri umani da far crescere, no? E da insegnare loro non solo le materie, ma anche diventare uomini. È materiale molto delicato, sì. E quando vai in mano a queste persone fanno dei danni pazzeschi. Grazie per la tua condivisione. Saluto, ragazzi. Buona giornata. Buona giornata a te. Interessante. Vado a prendere un'altra. Ce n'è un'altra. È arrivato qualche altro, sì, SMS? No, la prendo, ok. Pronto? Sono sempre mi. Prego. No, non sta mai a pregare con me. Mi smette sempre, Pagni. Scusa. I falsi profeti. Che ti ho capito? Io gli ti spiego la roba e gli applica esattamente il contrario. Guarda, a me, mio figlio, non è go iniziare il cattolicesimo volutamente. Dopo una che ha vissuto frequentare e dopo si è distaccato. Chi che capisce cosa è che Dio è il cattolicesimo, che se è l'immissione della paura del diavolo, la paura è Dio. E quando che uno ha paura è suo. Difatti i gesuiti diceva: assami i primi 5 anni di vita e dopo puoi fare quello che vuoi, perché anche se non ti credi più nella religione cattolica o in quello che ti ha contato, ti sarai costretto a attaccarti a un altro careto. Sì. Questo è il bacco. Uno ti deve avere fiducia in te stesso,
mi è successo che amico a Fio e a Scuola, per cui educa a libertà, che era un boccia che metteva la mano addosso, e mi ha detto difendete e a segarle a casa. E a un certo punto questo che ha messo il mano addosso, e aveva 7-8 anni, e a sese autodifesa. Sai dove è successo? Che una dei insegnanti, maestre, ha detto una bambina brava e tranquilla come te non deve fare queste cose. Mino, ti dico cosa che è successo dopo, perché è andato in ospedale, ha fatto roba psicosomatica, e mi ho combattuto con tutto. Adesso a 23 anni è tornato a Singapore, è di fare una carriera matematica. Mm-hmm. Allora, sentite, in una persona che si lascia la libertà e che ha un'autostima, ti affermi, succede come che è successo con quello che va a vendere vin, che ha appena parlato, sì, che si apporta in tomba, a meno che non abbia un carattere e trova delle condizioni della vita che dica vara che i criminali sta gli altri che ti ha ridotto questa situazione qua. Mm-hmm. Perché non è facile superarle, e io sa. Sì. E quando che te vedi che chi che ha fatto gestito i preti pedofili adesso va a gestire il Papa, ragazzi, tirerebbe da che altra parte, che sia coscienza da una parte e che sia il credo da che altra. Chi che vuole essere coscienti non ha da credere, ha da solo seguire la logica. Buona giornata. Ciao Panini, grazie per il contributo. Tanta roba. Vediamo, leggiamo un po' di sms. Ciao, io in questo momento sto vivendo la classica situazione lavorativa dove c'è pressione. Io sinceramente la vivo con un sorriso e vedo che la reazione di le reazioni di chi mette pressione si rivoltano contro loro stessi. Non esiste più serenità nel mondo, sorridete, la vita vi sorriderà. Poi, ho 55 anni e ricordo ancora con piacere il mio maestro. Era piuttosto severo, però mi ha insegnato, oltre a parlare bene l'italiano, l'educazione e il rispetto degli altri, Antonio. È questo un po' il tema, no? Che poi gli insegnanti, quelli è sempre così, te li ricordi tutta la vita. Sì, ma perché, no, guarda, se, guarda caso, quelli che sono buoni, però, sono anche quelli che non si fanno prendere per il culo. Sì, quelli autorevoli, no? Sì, non sono autoritari, sono autorevoli. Cioè, io sono qua e sto facendo questo e tu devi rispettare quello che sto facendo. Poi, invece, quelli che, come dire, apparentemente lasciano fare, che sono anche amici, poi no, sono quelli che fanno i disastri. Sì. Allora, perché c'è un problema. Il problema è appunto quello di riconoscere qual è il ruolo e il nostro ruolo, il ruolo di chi abbiamo davanti e il nostro ruolo in una data situazione. In una società ormai che è promiscua ovunque, le persone crescono un po' allo sbando e allora sono costretti a fare esperienze su esperienze su esperienze, sbattendo i denti, nel disperato tentativo di raccattare in mezzo a questa confusione un puzzle che, come dire, piano piano ricostruisca l'impalcatura della loro serenità interna, che a volte per chi invece è fortunato viene semplicemente trasmessa da genitore a figlio. Però devono essere dei genitori che, come individui, come persone, si sono risolti, si sono capiti. È questa la sfida. Prendo un'altra telefonata, penso sia l'ultima perché ormai è quasi mezzogiorno. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, ascolta. Chi parla? Stefania. Come, scusa? Sì, Stefania. Stefania. Ciao. Ciao. Stefania. Allora, io avrei il ragazzo che ha 16 anni e mezzo, sì, e ha cambiato scuola con la prima superiore, no? Uh-huh. Perché ha fatto la prima superiore, poi è stato sospeso 2-3 volte perché i professori, vabbè, ce l'avevano su con lui, diceva lui, ma insomma, vabbè, lui era un tipo vivace. Lui è tanto bravo in matematica, boh, adesso abbiamo cambiato scuola e siamo andati dai Salesiani. Ha fatto l'anno scorso, quest'anno adesso cominciamo i problemi. Vuole fare, non vuole più fare disegno, tecnico, perché lui è sempre stato bravo, e adesso vuole smettere di andare a scuola, non vuole più andare a scuola. Quindi non so neanche io come fare. E bisognerebbe capire perché lui non vuole più. Esatto, allora stiamo qua contattando con i professori, ho parlato con qualche animatore della CR. Ma non è meglio parlare con lui prima? Con Marco, con mio figlio. Ma allora Marco si è chiuso in se stesso. Anche e questo bisognerebbe capire perché. Secondo me lui ce l'ha su perché abbiamo cambiato scuola. E questa scuola, va bene, all'inizio sì, è anche bella perché comunque fanno tanta pratica, fanno giochi, fanno divertimento. Ma avete cambiato scuola senza parlarne con lui? Glielo avete imposto?
Gliel'avevo detto un po', però lui non voleva. Quindi glielo avete imposto? Diciamo quasi sì. È la peggior cosa, vero? Sì. Però quella scuola di là era proprio la peggio che potevamo scegliere, ecco. Sì, però il punto non è se scegliere una scuola o scegliere un'altra. Il problema è che comunque bisogna comunicare con la persona quello che si vuole fare, e se lo si esclude dalla partecipazione alle decisioni della propria vita, inevitabilmente si spinge verso un rifiuto, perché lui si sente escluso dalle decisioni della sua vita. Certo. E quindi si sente mancato di rispetto, e quindi poi non c'è da meravigliarsi se poi nella sua vivacità magari va a mancare di rispetto a qualcun altro, sta ripetendo quello che ha subito. Adesso per sistemare le cose cosa possiamo fare? Dovreste cercare di comunicare prima di tutto con lui direttamente. Non è facile perché dovreste essere disposti ad ammettere che avete sbagliato qualcosa. Sì, io glielo dico, Marco, io ho sbagliato, dimmi cosa ho sbagliato. Niente, non riesce, non mi dice niente, fa le lacrime un po', sì, basta, parte. Ma vuoi dirmi che non sai riconoscere da sola dove è stato l'errore? Parlando adesso tra me e te, l'hai capito subito dove è stato l'errore? Sì, ma allora torniamo indietro, andiamo su quella scuola precedente? No, non è questo il punto, è cercare di fare una discussione, cercare di, come dire, di rinsaldare le cose. Non ci sarà mai una scuola perfetta, voglio dire, perché sì, è quello che penso anch'io. È abbastanza impossibile trovare la scuola che vada bene, magari fosse così facile, certo, trovare una scuola che vada bene per il carattere e le attitudini di una persona. E l'unica cosa è ascoltarsi, parlarsi, e comunque suo figlio dovrà fare la sua strada. Se vuole smettere la scuola, io a volte lo dico a qualche genitore, ben venga, che faccia la sua esperienza, ci sbatta addosso la testa. L'importante è essere presenti anche come genitori e capire. Magari basterebbe assecondarlo seguendolo. Cioè, se lui adesso vuole fare questa cosa, ma perderà un anno o due, ma non crescerà avvilito. Può darsi che un domani, secondo me, se viene seguito capisce da solo. Poi, certo. È anche l'importanza della scuola, capisce, voglio dire, tornerà da solo a scuola. E in questo modo però si restituisce gli restituisce un po' di dignità a suo figlio, certo, perché vedete, non ci rendiamo conto di quanto semplice è togliere dignità alle persone. Sì, purtroppo sbagliamo anche noi, se è difficile sbagliamo. Qualsiasi sia la scelta che suo figlio vuole fare, io dal mio punto di vista cercate di supportarlo a fare in modo che la sua sia una scelta dignitosa. Se la sua scelta è responsabile. Responsabile e dignitosa. Se la sua scelta è responsabile e dignitosa, e appunto lui è fiero di quello che ha fatto, se ha fatto degli errori lui se ne renderà conto e riprenderà il suo cammino da dove l'ha interrotto. Certo. Va bene, vi ringrazio. Grazie a lei. Salve. Ultimi messaggi. L'educazione cattolica genere dipendenti, Aldo. Poi, lode alla mia maestra delle elementari, un caro saluto alla tua anima, grazie. Bontà d'animo, saggezza, responsabilità, gratuità, grazie. Comprensiva, aiuto, qua non mi capisco più. Perché non è arrivato. Sono tutti a pezzi i messaggi. Ci sono persone che non vivono dignitosamente, fanno lavori massacranti e sottopagati, eppure esprimono gioia di vivere e serenità. Mi riferisco a Extrac. Non conosco. Comunitari, lavorandoci insieme ho imparato molto. Sì. Certo. Ok. Sono le 12:01, quindi il nostro tempo è terminato. Mi dispiace per coloro che appunto stanno telefonando adesso, però appunto il tempo è finito. Qualcuno dice che hanno tolto il potere ai genitori, io dico che i genitori se lo sono tolti da soli in molti casi. Secondo me. Comunque sarebbe un altro capitolo. Il tema è infinito, infatti, come dire, è molto profondo, ci sono le ragioni di tante parti, voglio dire, non è che siamo qua per demonizzare una parte o l'altra, però è come dire, è massacrato questo ambiente, è massacrata la situazione, e quindi è un po' sconcertante rendersi conto con mano di quale sia la realtà.
anche perché molto spesso noi reagiamo spinti dall'apprensione, sempre per il solito motivo che siamo presi da tante cose, non riusciamo a capire effettivamente qual è il bene di un'altra persona, facciamo fatica. Ok, io vi saluto, saluto Chiara, vi ringrazio. Grazie a tutti quanti. È stata una bellissima puntata, è stato molto, molto stimolante. E ci sentiamo tra una settimana, sempre alle 10, sempre su Radio Gamma 5, sempre sui 94 MHz. Abbiamo, spero, una musica pronta, prima. Però prima pubblicità. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.